Amici di Barbecue Mania, bentornati. Oggi vi vado a presentare un barbecue a carbone Weber e nello specifico vado a presentarvi il nuovo Master Touch. Nuovo perché rispetto alla precedente versione sono state cambiate alcune cose nella struttura e nella dotazione del barbecue stesso. Come il vecchio Master Touch abbiamo sempre presente il supporto porta coperchio di serie, la maniglia con i due ganci porta accessori e abbiamo anche la griglia gourmet che presenta un anello centrale che può essere tolto facilmente per poter andare ad integrare tutti quegli accessori gourmet che trovate nella sezione accessori sul nostro sito barbecumania.it. Il nuovo Master Touch rispetto alla versione precedente si differenzia in cosa? Innanzitutto abbiamo un nuovo design nelle ruote, non abbiamo più delle ruote in plastica termoindurita, ma abbiamo delle ruote in gomma dura, il che lo rendono più facile da trasportare e più stabile. Inoltre abbiamo un nuovo sistema di fissaggio della struttura a braciere, mentre prima avevamo semplicemente i tre piedi, ovvero il piedistallo centrale, i due supporti per le ruote erano semplicemente incastrati, adesso abbiamo un sistema click-clack che ci permette di avere una struttura più robusta, più stabile e soprattutto è più facile da poter smontare per poter magari riporre o portare con noi il barbecue se abbiamo necessità di portarlo nelle nostre scampagnate, nei nostri picnic. La versione che vediamo del Master Touch è il colore slate blu, ma il Master Touch viene prodotto anche in altri colori, che sono il classico nero Weber, lo slate blu appunto, l'ivory white, lo spring green, lo smoke grey e il crimson red. Come tutti i barbecue della Weber, abbiamo un coperchio che ci permette di poter andare ad effettuare cotture dirette e cotture indirette. La cottura diretta è la classica grigliata dove andiamo a porre le nostre pietanze direttamente sopra il carbone. Nella cottura indiretta invece metteremo il carbone sui laterali del braciere e quello che dobbiamo cucinare al centro della griglia lontana dalla fonte di calore. Nel Master Touch inoltre abbiamo in dotazione di serie sulla nuova versione i due cesti porta separa carbone e questi cesti ci facilitano appunto l'esecuzione delle cotture indirette. Andiamo a vedere più nel dettaglio come è fatto e di cosa si compone il nostro barbecue. Andiamo per prima cosa ad aprire il coperchio, lo facciamo facendolo roteare verso indietro e vediamo che grazie al supporto portacoperchio il nostro coperchio diventa anche un valido paravento. Abbiamo la nostra griglia gourmet con il centro che si può togliere appunto per andare ad integrare tutti quei accessori gourmet che troviamo nella sezione apposita sul nostro sito. La griglia presenta anche le due alette laterali apribili per poter ricaricare il carbone facilmente. Sotto vediamo appunto che in dotazione ci vengono dati i due cesti separa carbone. Questi due cesti possono ci facilitano la vita nell'esecuzione delle cotture indirette. Andremo a mettere il carbone acceso all'interno di questi cesti, quello che cuciniamo al centro sopra la nostra griglia di cottura. Nella vaschettina alluminio andremo a porre dei liquidi che possono essere acqua, vino, birra a seconda di quello che vogliamo cucinare e ci aiuta anche a raccogliere i grassi di cottura. Sotto al nostro barbecue troviamo il sistema di pulizia e di regolazione dell'aria comburente, per cui con questa leva tutta verso sinistra abbiamo un'aria chiusa per cui il carbone tenderà a spegnersi, più andiamo verso destra fino a questo punto qui più diamo aria, per cui daremo più potenza al nostro carbone, più aria, più combustione. Muovendo invece l'asta fino a fine corsa andremo a scaricare le ceneri che andranno a finire dentro al nostro cesto raccogli cenere, che con un gesto andiamo a rimettere nella sua posizione originaria. Queste sono le nuove gomme e questo è il sistema click-clack di cui vi parlavo. Andiamo a spingere, per cui possiamo staccare la struttura e il carrello dal braciere. Qui abbiamo la nostra maniglia con i ganci porta utensili. Chiudendo il nostro barbecue andiamo a vedere che abbiamo
la valvola di espulsione dell'aria combusta, per cui espulsione di anidride carbonica verso l'esterno, possiamo regolare questa espulsione e giocando con questa presa d'aria sul coperchio e la presa d'aria sotto al braciere diamo più o meno potenza alla combustione. Girando il nostro coperchio abbiamo il nostro termometro con altra novità, questa volta l'indicazione gradi centigradi verso l'esterno e gradi Fahrenheit all'interno, mentre prima era il contrario. Questo barbecue, come tanti altri barbecue, li trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook Barbecumania e vi invito anche ad iscrivervi nel nostro canale YouTube barbecumania.it, dove cerchiamo sempre di darvi nuove informazioni, presentarvi nuovi modelli e darvi anche indicazioni su come utilizzare tutti i barbecue e tutti gli accessori che trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it. Non mi resta che augurarvi delle buone grigliate per i nostri barbecue e salutarvi e darci appuntamento al prossimo video.